1 gennaio 2014, come da tradizione siamo qui presso la sede della Confraternita della Marone a salutare il nuovo anno, ma soprattutto a festeggiare il compleanno della Confraternita, che è stata fondata il 1 gennaio 2009, quindi festeggiamo il nostro quinto compleanno. Ma prima di iniziare questi importanti festeggiamenti vorrei salutare il 2013, un anno estremamente importante per noi della Confraternita e soprattutto per la Marone. Alle mie spalle vedete 46 etichette di Amarone, che sono state racchiuse qui nella nostra teca di ricordi, dove mettiamo ogni anno tutti gli Amaroni che sono stati degustati. E 46 Amaroni in rappresentanza di 41 aziende, che ci hanno accompagnato in quello che noi ormai chiamiamo l'Amarone Experience, un tour di incontri e degustazioni, iniziato nel 2012 con 10 serate organizzate qui a Milano e che hanno visto la partecipazione di oltre 300 liberi professionisti, medici, avvocati, commercialisti, architetti, e che nel 2013 ha avuto un'ulteriore evoluzione. Oltre alle serate milanesi abbiamo organizzato altre 10 serate all'estero grazie all'attiva collaborazione dei nostri amici e soci internazionali. Siamo stati ospiti dei nostri amici e soci di New York, che hanno organizzato una splendida cena dove l'Amarone è stato perfettamente abbinato con la famosa T-Bone Steak, serata che poi è proseguita presso il Blue Note con una serata indimenticabile di jazz e Amarone. Siamo stati ospiti in Belgio, dove i nostri amici di Bruxelles, Ghent e Anversa hanno organizzato 5 serate dedicate all'Amarone e soprattutto al Reciotto, due vini che si sposano perfettamente col cioccolato e che non potevano che essere protagonisti nella patria del cioccolato. Infatti questi due vini sono stati abbinati a cioccolatini e praline di 4 tra i più importanti maître chocolatier di Bruxelles, Ghent e Anversa. E poi, grazie ai nostri amici olandesi, siamo stati ad Amsterdam, dove l'Amarone è stato abbinato a un insolito, per noi sconosciuto, formaggio bleu, un erborinato olandese, anche qui una serata fantastica con un abbinamento perfetto. E poi a Londra, dove i nostri amici e soci londinesi hanno sostituito all'interno del loro club il classico porto e il classico sherry con l'Amarone. E tra lo stupore di tutti i partecipanti, l'Amarone si è dimostrato essere un perfetto vino da meditazione e da conversazione a fine serata. Poi non possiamo dimenticare Parigi, la nostra seconda casa, dove da 2 anni abbiamo la nostra sede straniera, la sede della Confrérie dell'Amarone, dove grazie all'attività dei nostri 70 amici e soci abbiamo organizzato gli incontri in abbinamento con lo champagne e soprattutto con il Roquefort, questo importante formaggio bleu, questo erborinato che normalmente i francesi degustano in abbinamento col Sauternes, e per la prima volta abbiamo proposto un vino rosso, l'Amarone, e tutti i presenti anche in questo caso hanno decretato che l'Amarone è il vino rosso perfetto da abbinare con il Roquefort. Poi, per ritornare in Italia, quello che è stato per noi un grande orgoglio l'anno scorso. L'Amarone è stato il primo e per il momento unico vino protagonista di una manifestazione importante dedicata al profumo, non al profumo del vino, ma proprio il profumo Eau de Cologne. Questa manifestazione si chiama Excence, che ogni anno richiama a Milano i più importanti professionisti del profumo, i nasi, quelli che scoprono, creano profumi. Ebbene, a questa platea di oltre 200 professionisti del profumo abbiamo presentato in una insolita educational i profumi e le intensità dell'Amarone, e in particolare i profumi e le intensità degli aromi che solo il processo di appassimento tipico dell'Amarone può regalare. Bene, direi che è stata una carrellata lunga, riassuntiva di un anno molto intenso. Non mi resta che salutarvi, di fare i migliori auguri per un 2014 felice, intenso, pieno di Amarone. Un augurio che va a tutti i nostri amici, ai nostri soci, agli oltre 17.000 amici che ci seguono sulle pagine Facebook, su YouTube, e questo augurio voglio farlo fare direttamente da questi 46 Amaroni che sono alle mie spalle, uno a uno, per salutare voi e soprattutto per ringraziare le aziende che ci hanno accompagnato nel 2013 e che sicuramente saranno protagoniste anche nel 2014.